Contro una legge di bilancio iniqua che accresce la povertà e disuguaglianza, aumenta la precarietà e premia gli evasori. Con questo slogan la CGIL Abruzzo Molise ha proclamato lo sciopero generale, scenderà in piazza giovedì 15 dicembre nell'ambito della mobilitazione promossa dal sindacato nazionale. Il 15 dicembre la CGIL Abruzzo sciopererà e sarà in piazza Alessandrini per una manifestazione contro la manovra finanziaria del governo, una manovra finanziaria che abbiamo definito iniqua, regressiva e sbagliata. Innanzitutto una manovra che non dà nulla ai lavoratori. I lavoratori stanno perdendo, perderanno dal 2022 al 2023 il 17% del loro salario reale, e quindi abbiamo chiesto un abbattimento di 5 punti del cuneo fiscale, cosa che non è avvenuto. Una manovra che in questa fase pone difficoltà a chi è senza lavoro. Pensiamo alle misure che sono state poste in essere contro il reddito di cittadinanza, in un periodo in cui la crisi economica morde e tante persone sono sulla strada. Una manovra che dall'altro canto premia gli evasori fiscali con l'aumento dell'utilizzo del contante, con il non obbligo dell'utilizzo del POS e con la rottamazione delle cartelle fiscali. Una manovra tra l'altro che taglia servizi pubblici essenziali per i cittadini, penso alla sanità. Non vi sono fondi per la sanità, fondi sufficienti, quei pochi fondi messi a disposizione non riescono neanche a coprire le spese del caro energetico, ma non a tutte le altre spese che riguardano l'inflazione, le altre spese diciamo interessate dall'inflazione. Pensiamo che nella sanità non potrà essere assunto né un infermiere né un medico in più perché non ci saranno le risorse, e sappiamo già nella nostra regione il disagio profondo che vivono i cittadini rispetto a questo settore importante. Ma oltre alla sanità, dove si allungheranno liste di attesa e problemi per i cittadini, vi sono tagli anche sulla scuola e sugli altri servizi pubblici. Quindi una manovra che fa il contrario di ciò che dovrebbe fare. La manifestazione regionale si svolgerà a Pescara, in piazza Alessandrini, a partire dalle ore 9:30. All'iniziativa saranno presenti delegazioni provenienti dalle quattro province abruzzesi e dal Molise.